Gossip Mania, benvenuti, buon pomeriggio cari amici di Teleprima, prima puntata assoluta per questo nuovo format dedicato, così come spiega anche il nome, al gossip. Quindi inciuci rigorosamente tutti al femminile per il pomeriggio di Teleprima. Ovviamente non potevo che condividere questa bellissima avventura con Elvira Viano, buonasera. Buonasera Alessia, buonasera a tutti. Bene, Elvira, noi siamo pronte, non vediamo l'ora, manca solo un bel tè per parlare di Sì, tutti gli inciuci che a noi piacciono tanto. assolutamente, anche perché parliamoci chiaro, il gossip è storico, Assolutamente allieta sì. le persone di ogni età e di conseguenza anche gli uomini nell'ultimo periodo, quindi cercheremo insomma di parlare delle diverse situazioni che stanno interessando insomma È verissimo, la è nostra verissimo. Italia. E lo posso dire che ho tantissimi amici, appunto maschietti, incollati al televisore anche nel guardare uomini e donne, tutti questi programmi molto leggerini. Assolutamente, ma anche l'attenzione dell'uomo oggi all'aspetto fisico è migliorata notevolmente. Basti pensare che, insomma, l'esempio di virilità che era l'uomo oggi sta via via E scemando. l'aspetto mentale invece come siamo messe? Dipende, dipende. E dipende, ne parleremo nelle prossime puntate, magari, di questa Assolutamente. cosa. Bene, iniziamo subito con il momento di gossip che davvero non poteva mancare, poiché è notizia praticamente di ieri con una copertina molto famosa che Belén Rodríguez è nuovamente incinta. Ben 5 mesi, quindi entrata nel quinto mese di gravidanza, e il fortunato è Antonino Spinalbese, la nuova fiamma, quasi improvvisa possiamo dire, perché poi ha tenuto abbastanza segreta questa relazione della quale ha parlato soltanto sulle pagine di chi, appunto nel numero uscito in settimana, e ha rilasciato questa lunghissima intervista, non solo nello scoprire appunto la sua gravidanza, e si tratterebbe di una femmina, quindi farà compagnia così al bellissimo Santiago, e una femmina, quindi questa nuova gravidanza, ma soprattutto una storia d'amore quasi da film, colpo di fulmine, lei che vede lui colpita dal suo viso, quindi un canone di bellezza rispecchiato in ciò che desiderava Belen al suo fianco, ma soprattutto una relazione abbastanza rapida, perché si sono conosciuti 8 mesi fa, lei già incinta di 5 mesi, quindi facendo due calcoli, è stato tutto molto Molto rapido. rapido, ma Belen insegna che insomma la vita va presa così. Quindi da una parte apprezzo il suo modo di vivere, devo dire la verità, perché insomma lei si rischia, diciamo così, che rischia in qualsiasi cosa che decide di fare. È una cantante, è una showgirl e sicuramente dal punto di vista sentimentale fa sognare. È vero, è vero. Poi si è sempre affiancata a uomini bellissimi, lo possiamo dire. Sicuramente, anche È perché stata lei, fortunata. sì, ma lei è comunque un sex symbol, quindi diciamo che ha un po' rotto l'immagine reale del sexy symbol perché sostanzialmente non è una bellezza mediterranea, dobbiamo dirlo, almeno noi campane siamo così, quindi la bellezza mediterranea è un elemento storico che ci ha sempre accompagnato, però Belen sicuramente fa sognare e realizza forse alcune delle favole che ci portiamo fin da bambine. Sicuramente l'incontro con questo Antonio potrebbe avere un futuro raggiante, sicuramente le sue storie precedenti non sono state positive, però insomma, le auguriamo tutto il Ah bene. sì, infatti un amore profondo, quello che lega Belen e Antonio, Antonino, così come lo chiamano gli amici e la stessa Belen, si sono incontrati, è stato appunto, abbiamo detto, un colpo di fulmine, anche perché lui non proviene dal mondo dello spettacolo, a differenza dei precedenti fidanzati di Belen, che comunque erano personaggi abbastanza noti, seppur di sfere diverse, calcio, sport, spettacolo con Stefano De Martino.
ma lui è un ex parrucchiere e hairstylist di Coppola. Si sono conosciuti 8 mesi fa ed entrambi hanno riscoperto qualcosa di particolare nel partner. Infatti Belen ha detto: era proprio la persona normale che cercavo nella mia vita, una persona lontana dai riflettori. Mentre lui ha dichiarato: Belen è riuscita in pochi mesi a far emergere in me la parte più tenera, mi sento di proteggerla e quindi mi sento ancora più uomo in questa relazione. Ovviamente sta per diventare papà, quindi è una responsabilità ancora più grande. Beh, sicuramente, anche perché dovrà far da padre, tra virgolette, anche a Santiago, perché sarà una figura presente. Questo nulla toglie a Stefano De Martino, sicuramente, però speriamo che, insomma, la situazione possa volgere per il bene dei bambini, questo è l'elemento essenziale. Poi per quanto riguarda, insomma, la normalità, è un elemento che la maggior parte delle persone del mondo dello spettacolo ricercano, quindi viene da chiedersi perché. Probabilmente, non so, ci saranno delle dinamiche interne, sicuramente far parte dello stesso mondo dello spettacolo può creare problemi nella coppia, allontanamenti, disguidi, però insomma credo che la normalità, la creazione di una routine possa favorire il rapporto, questo sicuramente, condividere anche valori, idee. Certo, forse anche quello che manca, perché soprattutto come un personaggio del calibro di Belen, sempre sotto i riflettori, che ha una vita privata molto limitata, sempre inseguita dai paparazzi, forse vuole proprio quel briciolo di normalità e tranquillità che le è mancata poi in questi anni. Sì, anche perché da come racconta, insomma, il suo diventare famoso è stato velocissimo. Probabilmente legato alla sua bellezza, ma anche alle sue capacità, bisogna dirlo, perché comunque è un personaggio multiedrico, questo bisogna dirlo. E credo che, insomma, forse non abbia ancora trovato la sua strada nel mondo dello spettacolo, perché comunque ha avuto diversi ruoli nel mondo dello spettacolo e probabilmente questo crea confusione. Però, insomma, bisogna dire che ha delle qualità, questo sicuramente. È vero, poi è bella e brava, quindi ci sta sempre bene. Ultimamente si è dedicata effettivamente un po' più a fare la mamma, quindi anche a gestire questa situazione con l'allontanamento da Stefano De Martino, ma devo dire la verità, è stata bravissima, spesso l'ha sottolineato, c'è stato poi un altro riavvicinamento con lo stesso Stefano De Martino, poi nuovamente una rottura, ma sono stati sempre presenti nella vita di Santiago ed è la cosa più bella, anche perché ovviamente un bambino molto piccolo come lo era e come lo è Santiago è sempre esterno alle dinamiche d'amore dei propri genitori. Assolutamente, anche perché ricordiamo che i bambini si trovano in delle situazioni che inizialmente non possono capire, poi magari crescendo, insomma, rientrano in queste dinamiche amorose, però è vero, insomma, come genitori, non, almeno da quello che si può sapere, non hanno fatto mancare nulla al bambino. Anche, insomma, nei momenti di maggiore difficoltà ci sono stati entrambi i genitori e quindi è apprezzabile come atteggiamento sicuramente, quindi condivido le modalità in cui hanno gestito anche la separazione. Bisogna dire che comunque anche con i ritorni di fiamma hanno dimostrato di essere innamorati. Però probabilmente queste differenze caratteriali hanno portato poi ad una fine già definita, già preannunciata. Era una bella coppia, a me piacevano tanto. Effettivamente lo erano, anche perché a livello di bellezza comunque ci siamo, insomma, non c'è nulla da dire. Però bisogna anche dire che Stefano De Martino è cresciuto molto nel mondo dello spettacolo, vero. Quindi insomma probabilmente è legato anche al suo legame con Belen, assolutamente. Però ricordo che, insomma, la sua prima apparizione fu ad un programma su Canale 5, quindi insomma è da lì che è iniziata la sua strada, un ballerino professionista che poi, insomma, si è dedicato ad altre attività. E questo può aver creato, insomma, anche disagi, perché sappiamo dalle ultime notizie che, insomma, lui non riesce molto a legarsi con altre donne, quindi probabilmente sarà ancora innamorato della nostra dopo Belen, penso che chiunque avrebbe qualche difficoltà. È difficile mantenere il passo. È difficile, poi lui è veramente giovanissimo, sembra ormai maturo, però è ancora molto molto giovane, lo vediamo in veste di padre, in veste di uomo, ormai uno showman, però è ancora molto molto
giovane. Molto giovane ed effettivamente è cambiato notevolmente anche nell'aspetto. Ha migliorato alcuni aspetti del suo viso, insomma, e si è dedicato anche alla sua prestanza fisica, diciamo così. Quindi sicuramente il mondo dello spettacolo, la vicinanza, insomma, di una donna come Belen, ma anche il fatto di essere diventato padre, perché ricordiamo che, insomma, lui voleva questo figlio e lo voleva proprio da Belen, hanno, diciamo, fatto dimenticare quelli che sono stati i trascorsi con Emma Marrone. Insomma, se ricordi, come no? Belen soffiò il caro Stefano ad Emma, quindi, insomma, la cara Belen fa sempre parlare di sé, quindi. È vero, è vero. E in conclusione poi passiamo al prossimo argomento. Anche in questo c'è stata una piccola inversione di marcia, poiché Belen ha deciso di tenere poi nascosta la gravidanza fino al quinto mese, regalando poi ovviamente lo scoop al noto quotidiano di gossip, quindi questo, vabbè, fa parte ovviamente dello show business, però ha voluto tenere anche un po' nascosta e per sé questa nuova parte della sua vita? Beh, sicuramente, insomma, le voci sul suo conto non sono tutte positive, per la maggiore sono negative, quindi probabilmente comprendo le motivazioni legate a questo, però sta di fatto che, insomma, i tempi sono brevi, quindi bisogna cercare di capire se effettivamente ha pensato alle conseguenze anche per il piccolo Santiago, o se semplicemente si è fatta trasportare dal sentimento che a quanto pare pura follia d'amore, quindi... Viva l'amore! Qui siamo nella settimana di San Valentino, quindi ci sta questo trionfo dell'amore e ci dà anche speranza, perché vuol dire che in 8 mesi si può incontrare l'anima gemella e costruire anche una famiglia, quindi perché no? Per noi single non disperiamo. Assolutamente, anche perché c'è un detto, lo diceva sempre mia nonna, ciò che non si fa in una vita intera si può fare in un giorno, quindi ci si può sposare, si può trovare il lavoro della vita. Vedi? Si può diventare genitori, insomma, bisogna semplicemente lasciarsi trasportare dagli eventi. Che bella cosa! E parliamo ancora d'amore e passiamo al prossimo momento gossip, che so che stavi attendendo tanto, e anche la tua mamma che ci ha dato un importante suggerimento, perché abbiamo lo scoop nello scoop. In primis parliamo di Diletta Leotta e Kanye Aman, che non è Can, bensì è Gian. Gianni Aman. Gianni Aman, esattamente, proprio perché a quanto pare, insomma, la C che precede il nome del sex symbol turco, in turco si pronunci proprio in questo modo, quindi insomma uno scoop nello scoop effettivamente. E gli dava un'aria più italiana, Gian, sì. So perché... Esatto. Più il vicino di casa, capito? Oggi andiamo a trovare Gianni Aman, non so. Anche perché ormai è entrato nelle case di tutti i telespettatori, quindi è diventato effettivamente, come per la mia mamma, un appuntamento fisso. E devo dire la verità che ho guardato qualche puntata del noto, insomma, programma che va in onda e appare, insomma, un personaggio abbastanza emblematico, questo bisogna dirlo. È vero, è vero. Magari sulla recitazione ci dobbiamo ancora lavorare un po'. Sì. Però c'è altro che, insomma, piace anche alle teenager, alle mamme. Poi questo personaggio effettivamente anche molto romantico, nonostante l'aspetto comunque virile. Quindi un po' tutte queste contrapposizioni. E possiamo dire, abbiamo parlato di Belen e Antonino, bellissimi, possiamo dire che il terno all'otto lo ha preso Diletta Leotta, almeno così sembra. Ebbene sì. Diletta Leotta è... Insomma, è stata in pochi giorni riuscita a conquistare quest'uomo e a quanto pare, insomma, hanno trascorso 4 giorni di fuoco in questo albergo. Quindi dobbiamo scoprire le carte dello stesso Gian e le carte della stessa Diletta, perché effettivamente... Mi viene da sorridere ogni volta che diciamo Gian, ovviamente, ma è normale, non vi preoccupate, è tutto normale, mi abituerò con il tempo. Assolutamente, devi... Eh sì, allora torniamo un attimo indietro per ricostruire cosa è successo in questa storia d'amore. Ci sono varie voci e c'è stato questo scoop del mese di gennaio che ritraeva appunto in un albergo di Roma
Diletta e il nostro Gian in atteggiamenti molto teneri ed intimi, quindi una storia di un bel ristorante, luci soffuse, già lì qualcuno ha notato qualcosa di strano, anche perché gli stalker dei social e in particolare di Instagram, tra cui anche molti miei amici, mi avevano fatto notare che in realtà qualche giorno prima avevano entrambi postato la foto dello stesso albergo. Lasciando dei piccoli indizi. Eh sì, dei piccoli indizi, le ha postato dei fiori, delle rose, quindi questo messaggio, lui delle canzoni d'amore, lei poi ha pubblicato le stesse canzoni d'amore turche, conosciute in tutto il mondo. Tutto il mondo, notissime. Canzoni turche. Che poi bisogna dire hanno anche una melodia particolare. Quindi, eh sì, quindi diciamo strano che sia stato un caso di aver pubblicato le stesse canzoni d'amore turche. Poi sono usciti un po' allo scoperto con dei post su Instagram. Prima un post con un mirino, quindi con attività fisiche particolari, probabilmente perché si stavano preparando per alcuni spot o comunque si trattava di cose di lavoro, nel quale la descrizione, quindi la caption di Gian, diceva coppia pericolosa. E cosa ha fatto il nostro Gian? Ha disattivato i commenti. Quindi era un post che i fan non potevano commentare. E già lì qualcosa era un po' strana. Poi si sono susseguite queste foto e questi post fino alla giornata di ieri, dove Diletta questa volta ha pubblicato una foto romanticissima con lei, lui e un bel cavallino, dove entrambi guardano il cavallino con aria sognante. E beh, bisogna dire che insomma, probabilmente questo flirt, perché non possiamo definirlo una storia d'amore, insomma, è entrato nelle vite dei giovani attraverso, insomma, piccoli escamotage. Bisogna cercare di capire perché si sia voluto tenere nascosto questo flirt, probabilmente anche per evitare una serie di voci legate appunto allo stesso Gian e alla stessa Diletta. Però effettivamente il romanticismo che caratterizza il nostro Gian deve aver colpito il cuore della cara Diletta, quindi insomma dovremo semplicemente... Sicuramente solo il romanticismo l'avrà colpita. Sicuramente, bisogna dirlo che è una carta vincente. L'importante è quello che c'è dentro, quindi i valori, i sentimenti, tutto il resto diciamo passa in secondo piano. Sì, anche perché insomma, valutare la bellezza è un elemento oggettivo sicuramente, però magari anche nelle nostre esperienze, incontrare una persona che può essere molto bella in realtà può rivelarsi anche essere vuota all'interno. Poi si dice bello ma non balla. Esatto. Ma non balla. È bello ma non balla, invece evidentemente Gian balla anche. Dovremmo vedere, perché effettivamente non si sa quanto durerà questo flirt, quindi può anche essere un bello che non balla. Esatto, intanto ci sono già le prime supposizioni. In primis al famoso post su Instagram con il cavallo ha commentato una serie infinita di personaggi dello spettacolo, tra i quali anche il tennista Fabio Fognini, che ha risposto: allora siete innamorati, proprio perché c'è questa voglia di scoprire la verità da parte davvero di tutti quanti. Però ci sono già alcune illazioni, visto che entrambi sono a Roma anche per lavoro, si vocifera che in realtà sia una trovata pubblicitaria per lanciare la loro prossima partecipazione ad un programma televisivo abbastanza noto anche tramite alcune emittenti streaming, Celebrity Hunted, che ha visto la scorsa partecipazione tra gli altri anche di Fedez. Quindi loro dovrebbero, dicono, partecipare in coppia, e quindi una trovata pubblicitaria in realtà per portare avanti il loro personaggio. E io non mi sento di escluderla. Assolutamente, ma purtroppo viene da pensare qualcosa del genere, perché sono questi amori fugaci, queste fiamme che insomma si dipanano in una maniera sorprendente e poi all'improvviso si spengono. Quindi bisogna cercare anche di immedesimarsi nelle situazioni. Io condivido appieno questa idea di questa strategia, anche perché la volontà di disattivare i commenti, di mandare dei segnali... Tutto troppo studiato, sembra strano, no? Esattamente, anche perché si dice che insomma quando una persona è felice non teme di farlo vedere.
Quindi, insomma, probabilmente l'obiettivo era quello di attirare la maggior parte del pubblico e ci sono riusciti. Quindi... Esattamente, siamo caduti tutti nella loro trappola, anche perché parliamo un po' dei personaggi del momento, ovviamente, di Letta Leotta, che non è solo giornalista di DAZN, ma l'anno scorso è stata protagonista anche a Sanremo, la vediamo spesso in TV anche in veste di opinionista e radio, quindi fa davvero tante cose. Gian, il nostro Gian Yaman, ormai presente ovunque nei cuori di tutte le italiane, anche con una serie ovviamente di serie turche. Postilla sulle serie turche, allora non ho visto The Dreamer, ho visto soltanto una puntata, ma le serie turche hanno un problema, io ne parlo spesso con la mia amica che invece è fissata. Si tratta di circa 40 episodi, ognuno di circa 3 ore. Sì. È qualcosa di veramente, è veramente un atto d'amore seguire le serie turche. Assolutamente, ma anche, insomma, noi siamo abituati alle nostre trasmissioni, ai nostri film che hanno una durata standard. Quindi, insomma, entrare nelle dinamiche di una trasmissione turca e poi trovarsi a guardare un episodio e poi non potersi più alzare dalla sedia per cercare di capire come andrà a finire la storia può diventare pesante, però a quanto pare in Italia questo problema non esiste, insomma. Sì, c'è proprio un fenomeno, è sì. Vero, è vero. Per quanto mi riguarda, personalmente non riesco a seguirle per intero, anche perché il livello attentivo ad un certo punto cala. Però probabilmente l'elemento amoroso che lega... Sì, è vero, forse poi in questo periodo particolare del mondo c'è proprio bisogno di leggerezza, anche di uno sguardo altrove, con queste belle ambientazioni, queste musiche diverse, proprio per far viaggiare la mente su cose che al momento, quindi viaggiare, vedere in nuovi posti, non si può fare, forse anche questo. Sicuramente, ma anche perché per l'epoca, se così la possiamo definire, che viviamo... L'intreccio amoroso, il gossip, i disguidi tra famiglie, fidanzati e così via sono comunque elementi che attirano sempre l'attenzione. Ed è vero che, insomma, guardando un episodio di 3 ore è possibile anche evitare di pensare per 3 ore, magari legarsi ad un personaggio che diventa poi familiare nel corso del tempo. È verissimo, quindi mi raccomando, ricordate, non è Can Yaman, ma è Gian Yaman. Cercherò di non ridere, di non sorridere al nome pronunciato perfettamente in turco. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e ritorniamo a Gossip Mania, tra poco. Teleprima, canale 91 del digitale terrestre, in streaming su www.teleprima.it, ti tiene compagnia 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a partire dalla rassegna stampa della mattina, il prima TG Flash delle 11 e delle 18 e il prima TG alle 13.30 e alle 21. Ma non solo, pillole di cucina, motori e migliori film italiani e stranieri. Dalle 21.30 dal lunedì alla domenica in esclusiva la nostra prima serata, con i programmi di sanità, politica, cultura, istituzioni, musica, intrattenimento e calcio. Per contatti chiama allo 0823 42 17 17 o scrivi a redazione tg@teleprima.it. Eccoci qui ritornati a Gossip Mania, con me c'è Elvira e stavamo semplicemente inciuciando. Ovviamente, dire. È un elemento che ci unisce in questo momento, quindi sinceramente mi mancava già la tua presenza e questi gossip di cui andremo poi a parlare a breve, quindi... Eh sì, in primis chiediamo anche a voi telespettatori di suggerirci gossip della giornata di domani, delle prossime giornate, quindi mi raccomando, lanciateci tramite i nostri social tutti i temi dei quali volete che noi parliamo nelle nostre puntate di gossip. Parliamo adesso di un argomento praticamente caldissimo, perché siamo a ridosso, sta per cominciare inizio marzo il Festival di Sanremo. E beh, molti temevano che quest'anno non potesse esserci, invece tramite molte restrizioni, ovviamente dato il periodo Covid e date molte regole, si riuscirà comunque a far partire
si spera nel migliore dei modi, il Festival di Sanremo. Piccolo riassunto, lo condurrà ancora una volta Amadeus, che devo dire la verità, l'anno scorso mi è piaciuto comunque. Sì, se l'è cavata, condurso. Nonostante la situazione Bugo, dove è Bugo, però... Poi da lì è partito tutto, da lì uno scatafascio proprio, dove Bugo, Bugo, vedi cosa è stato capace di fare l'anno scorso. Ha distrutto la libertà di tutti noi, Bugo. Però insomma, bisogna dire che Amadeus sa stare sul grande palco, quello di Sanremo, riesce insomma a coinvolgere molte persone. Sicuramente la difficoltà quest'anno sarà la mancanza del pubblico che, ahimè, insomma, per cause di forza maggiore dovrà assistere da casa. Però devo dire la verità, la querelle che ha preceduto insomma la decisione poi successiva di riuscire a fare il festival, anche questo è stato un elemento che ha visto l'opposizione e poi i contrasti di altre persone. Quindi si riconferma l'idea del Festival di Sanremo come un elemento che unisce tutta l'Italia, anche su tematiche poi tecniche, logistiche. Quindi... È verissimo, e poi anche in questo caso ovviamente, soprattutto gli italiani, il Festival di Sanremo è proprio un punto fermo del palinsesto, non solo televisivo ma proprio dell'Italia, e soprattutto, lo ripetiamo in questo momento, un momento di leggerezza del quale la popolazione della nostra terra aveva proprio fortemente bisogno, perché ormai più che una gara canora è un vero show, non è solo una gara tra cantanti. Assolutamente, poi bisogna dire che la musica è un elemento che unisce le persone. Bisogna ricordare che a inizio marzo, quando c'è stata insomma la pandemia, la musica è stato l'elemento che ha unito tutti gli italiani. Flash mob, canzoni sui balconi, vero, insomma. Bellissimo. La musica aiuta anche a livello emotivo, psicologico, a superare situazioni che insomma non sono piacevoli. Lo show di Sanremo è sicuramente un elemento che si è modificato nel tempo, perché se ricordi insomma all'inizio il festival era statico, insomma sì. C'erano semplicemente gli ospiti che venivano lì a cantare e c'era poi nelle ultime serate vi era poi l'incontro con altre star. Invece lo show in cui poi si è trasformato questo festival ha attirato maggiormente l'attenzione, perché effettivamente arrivano star da tutto il mondo e poi ci sono questi baci fugaci come tra la Maria De Filippi e, non so, Robin Williams, insomma si creano dinamiche abbastanza strane. È vero, e particolari, non dico strani, ma particolari anche gli ospiti fissi che ha scelto Amadeus, perché c'è l'immancabile Fiorello con la sua simpatia, quindi su questo no, nulla da dire. Poi ci sarà per le 5 serate Achille Lauro, con dei momenti particolari che riprenderanno anche dei quadri storici molto particolari, poi lo sappiamo, un personaggio iconico con il suo abbigliamento, è veramente... Assolutamente, mi piace comunque un sacco. È una persona che fa parlare di sé, però trasmette un messaggio importante. Esatto, quindi sicuramente attira con costumi, con immagini particolari, ma le sue canzoni, bisogna dirlo, hanno un messaggio forte. E non è recepito da molti, perché... È vero, si fermano molto all'apparenza alcuni. Esatto, e quindi questo crea dei contrasti anche a livello musicale, bisogna dirlo. Però Achille Lauro, insomma, è come se fosse esplosa una stella, bisogna dirlo. Continua ad illuminare anche alle luci della ribalta completamente spenti. Quindi devo dire la verità. Promosso anche Achille Lauro. Promosso anche Achille Lauro, ci piace. E poi ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic, il campione del Milan. Sinceramente non so cosa farà in particolare, non oso immaginare. Lui, bisogna dire, è un personaggio molto particolare con il suo sarcasmo. Si è costruito quest'aura di intoccabile, di duro, ma che ha anche riscoperto una sana simpatia nell'ultimo periodo, poi ormai... è davvero adottato dal nostro paese, quindi ha proprio preso quella sana ironia italiana, quella leggerezza. Questo è vero, però probabilmente può essere un elemento aggiunto a questo Sanremo, che ovviamente voci di corridoio dicono che sarà ancora più spettacolare del precedente. Staremo a vedere. Sicuramente la presenza di uno sportivo in un palco come quello di Sanremo attira anche un altro target, certo, di pubblico, quindi probabilmente potremo vederci una strategia anche in questo. Operazione di marketing.
Purtroppo tutto ruota intorno al marketing, bisogna dirlo, però è una presenza piacevole, insomma, anche perché ci si può confrontare con realtà diverse, anche perché anche il mondo del calcio è stato colpito da questa pandemia, quindi in rappresentanza dei tifosi, ma anche delle squadre italiane, è sicuramente un elemento che poi, insomma, squadre italiane rappresentate da Ibrahimovic, fa strano, però insomma. E ci sta. Dicevamo, un protocollo sanitario rigidissimo, assenza di pubblico. Amadeus si è battuto tantissimo, però è anche giusto così, perché è un momento molto delicato per tutta l'Italia, quindi sarebbe stato molto molto complesso. Ma soprattutto leggevo questa mattina che, ovviamente, io non ci avevo pensato, ma è quasi una cosa scontata, in caso di positività non solo di un artista ma anche di un solo membro dell'entourage dell'artista stesso, sarà automaticamente eliminato, quindi anche la gara, speriamo ovviamente di no, visto che saranno sottoposti ovviamente a tamponi, a tantissime cose, però potrebbe subire veramente dei colpi di scena incredibili. Bisogna capire, insomma, poi come risponderanno i cantanti, perché se una cosa del genere dovesse succedere a Morgan, ad esempio, non oso immaginare quale potrebbe essere, insomma, la reazione. Bisogna dire che però questa decisione irrompe un po' in quello che è la scaletta effettiva del festival, sì. E non so se verrà accettata effettivamente da molti cantanti. Eh sì, è un rischio, un bel rischio, così come è stato un rischio anche scegliere una persona particolare per il prima festival. E stiamo parlando della moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, che è stata scelta non da Amadeus ma dalla RAI proprio per presentare questo momento importante, il prima festival. Ovviamente, visto che siamo in Italia, sono sorte un mare di polemiche, come mai proprio la moglie di Amadeus a questo show pre-festival, ma lui ci ha tenuto a precisare che ovviamente anche in quel caso è stata una strategia di marketing dell'organizzazione di Sanremo, lui non ne era consapevole e soprattutto ha ribadito che lui e la moglie fanno dei percorsi diversi, tanto è vero che quando si sono conosciuti Giovanna era già una starlette della TV, aveva già presenziato in tantissimi programmi e poi si sono incontrati, quindi le loro carriere sono un binario parallelo che ogni tanto poi si incontra. Beh sì, fatale fu la famosa scossa di Giovanna, però bisogna dire che, insomma, Giovanna non si è resa protagonista poi di gossip successivi, insomma, si è innamorata di Amadeus e Amadeus di lei e hanno portato avanti, insomma, il loro percorso di vita insieme senza poi ulteriori intrecci amorosi, quindi probabilmente sono una coppia che funziona non soltanto dal punto di vista sentimentale ma anche dal punto di vista televisivo, quindi come scelta potrebbe essere sì una strategia di marketing ma allo stesso tempo potrebbe legare anche questi percorsi diversi. È vero, noi passiamo velocemente anche all'ultimo argomento, che poi è quello più spinoso, ma è quello che davvero ha investito più persone, non solo comuni mortali, ma anche persone della politica e dello spettacolo, perché fa parlare, come sempre, di sé sui social Selvaggia Lucarelli. Un po', devo dire la verità, sono stata anche combattuta nel darle, diciamo, spazio, perché è quello che lei vuole fondamentalmente. Esatto. Quindi con questi post mirati proprio che possano fare un po' scandalo e scalpore, le vuole acquistare comunque visibilità, diciamolo, però questa volta come un po' tutte le volte forse ha un po' esagerato, ovviamente al di là di ogni simpatia parliamo esclusivamente del post che ha scritto indirizzato a Giorgia Meloni e al suo make up. Molto appariscente, però insomma sono scelte anche queste. Bisogna dire che Selvaggia Lucarelli, insomma, è una giornalista, però si lascia molto trasportare dalle opinioni soggettive. Questo crea problemi, perché effettivamente magari quello che dice potrebbe anche essere accettabile, ma i modi in cui lo dice lasciano proprio a desiderare, quindi... È verissimo, infatti l'attenzione, come possiamo vedere anche dalla grafica e dall'aiuto della regia, è andata su questo ombretto molto anni 80, con tanto di riferimento a una palette che noi tutte da giovincelle abbiamo utilizzato e che forse abbiamo ancora
nel nostro cassetto un ombretto glitterato e quindi un make-up abbastanza aggressivo in un'ospitata di Giorgia Meloni. Ovviamente sono piovuti dei commenti di vario genere. Abbiamo un commento dei vari colleghi politici, Guido Crosetto, Mauro Rotelli di Fratelli d'Italia, quindi ha smosso veramente le masse, però è stata fatta un'accusa particolare a Selvaggia Lucarelli, perché ovviamente il post voleva essere scherzoso, ma nasconde comunque una radice di body shaming, è stata l'accusa di molte persone. Quindi in un momento molto delicato, in un momento storico particolare dove si lotta ogni giorno soprattutto per inculcare dei valori importanti agli adolescenti anche tramite i social, ad un utilizzo sbagliato dei social, un post così può comunque sbilanciare il modo di pensare di tanti adolescenti e magari innescare quella scintilla poi, passami il termine, di bullismo. Assolutamente, anche perché nell'ultimo periodo, insomma, stiamo assistendo anche tramite i social network con TikTok e così via a queste sfide che in realtà non hanno ragion d'essere, perché effettivamente ognuno di noi dovrebbe crescere nell'idea di avere una propria personalità e poi accettare anche i propri difetti. Sicuramente Selvaggia Lucarelli, come ho già detto, ha dei modi molto particolari, vorrebbe porsi come una giornalista che fa satira, ma in realtà le motivazioni che adduce non sono poi così importanti. Per quanto riguarda il body shaming in sé, sicuramente spero che lei si sia resa conto anche di come ha scritto effettivamente quel post, perché credo che non abbia pensato alle conseguenze. Anche perché è molto seguita Selvaggia Lucarelli, quindi anche da ragazzine, insomma, quindi bisogna stare attenti a quello che si dice e a come lo si dice. Ovviamente il post celava l'ironia della stesura di un trucco non perfetto, però ciò che perplime e ciò che dispiace è che ancora oggi venga giudicata una persona ancor di più, una persona che in questo momento ha un ruolo anche importante in Italia soltanto per il suo aspetto fisico, per un ombretto, per un rossetto, quando in realtà l'unico metodo di giudizio dovrebbe essere ciò che dice, ciò che pensa, ciò che fa, sempre nella più totale democrazia. E l'ulteriore problema è che si tratta ancora una volta di una donna. Esatto, un commento di una donna ad una donna poi. Esatto, quindi non esiste questa unione femminile che la stessa Selvaggia Lucarelli aveva, insomma, deciso di portare avanti e poi, insomma, è caduta nella sua stessa trappola, perché si è resa protagonista di una dinamica abbastanza particolare su cui bisognava tranquillamente soprassedere, quindi non condivido assolutamente l'idea di Selvaggia Lucarelli. È vero, quindi mi raccomando, attenti a quello che scrivete sui post e sui social soprattutto. Si può scherzare, ma è sempre uno specchio importante soprattutto per i ragazzini. Poi, piccola postilla, l'altro giorno TikTok mi ha chiesto quanti anni avessi proprio per il problema dei minorenni e sì, della sicurezza. Quindi lo ha fatto anche con me. Confermo che ci sono queste nuove restrizioni e che sono reali. Anche a me è successo ieri sera, proprio durante la visione di un video abbastanza particolare, quindi devo dire la verità, ero contenta che quello che è stato detto poi è stato effettivamente realizzato. Quindi, sì, in tempi brevissimi poi, quindi è veramente una cosa importante. Poi soprattutto in Italia, quindi siamo contenti, insomma, di queste decisioni. È vero, noi siamo in chiusura, era questo il nostro ultimo gossip, ma vi diamo appuntamento assolutamente a domani, abbiamo già una scaletta molto molto ricca, quindi mi raccomando seguiteci anche sui nostri social, commentate, scriveteci di cosa volete parlare anche nelle prossime puntate. Grazie mille ad Elvira. Grazie a te Alessia. E ci vediamo domani per incontrare ancora. Gossip Mania, a domani, buon pomeriggio. Domani.